Corriere della Sera da molto tempo, in particolare attraverso il suo blog, La 27esima Ora, sta lavorando attorno a tutti i temi che riguardano la questione femminile. E proprio durante questo lavoro ci siamo resi conto che quello che per noi era un obiettivo da raggiungere, cioè l'indipendenza economica per le donne, poteva talvolta in alcune situazioni generare delle criticità. È stato proprio per questo che abbiamo deciso di lavorare su questo tema. Il nostro obiettivo era quello di capire dove si creava la criticità e quindi cercare di capire come risolverlo e far vedere allo stesso tempo dei modelli positivi. Da tutto questo grande lavoro è venuto fuori Wonder Woman che ha creato moltissima emozione il giorno in cui l'abbiamo presentato alla Triennale nel corso del Tempo delle Donne e che poi ha avuto degli sviluppi anche successivi, sia perché le attrici l'hanno portato in tournée, sia perché ha generato nuove riflessioni e nuovo lavoro all'interno del Corriere della Sera. Ti hanno chiesto di lavorare su questo tema dell'indipendenza economica delle donne. All'inizio a noi sembrava una cosa anche banale. E invece facendola, andando a studiare i materiali, andando ad intervistare le persone, a leggere testimonianze, poi a scoprire teorie economiche basate sul lavoro delle donne, sulla presenza delle donne nel mondo dell'impresa, nella politica, abbiamo capito che non è così banale, perché questa questione non riguarda solo le donne, questa questione riguarda tutti, cioè riguarda la società. Il consorzio umano che creiamo tutti insieme. L'idea di parlare, di usare Wonder Woman è stata per noi un po' un colpo di fortuna, nel senso che ci era capitato di vedere questa immagine di Wonder Woman con lo slogan "Being a cute superhero and a woman is exhausting". E quindi ci ha fatto molto ridere questa cosa che anche nel mondo dei supereroi essere femmine è molto faticoso e crea dei problemi. E quindi abbiamo pensato di usare questa analogia con le donne normali che secondo noi hanno bisogno ancora di molti superpoteri per riuscire a realizzarsi nel mondo del lavoro, per riuscire ad ottenere l'indipendenza economica di cui parliamo nel reading. All'atto pratico abbiamo tutte e tre scelto argomenti, diciamo, che da sviluppare, da indagare. Ci siamo scelte appunto anche le donne da intervistare, donne più o meno abbienti come vivono la loro indipendenza economica, se sono o meno divorziate, se hanno o meno figli, se lavorano, se hanno lavorato, la difficoltà di accedere quindi al lavoro. Per rendere quindi teatrale questa cosa, il lavoro è stato quello di intervistare, andare noi a caccia di headhunter, quindi cacciatori di teste, intervistarli, come dire, prendere il loro modo di parlare, intervistare anche manager donne che avevano subito queste discriminazioni, no, all'interno dei colloqui, e costruire quindi una scena immaginandoci proprio che cosa avviene se il colloquio pone una donna e un uomo a confronto per lo stesso posto di lavoro. Allora, Stracci, complimenti, davvero elegante. Zara, vero? Senta, ho letto nel questionario che ha riempito che purtroppo è sposata e ha due figli, 3 e 5 anni. Scusi, ma suo marito che lavoro fa? È libero professionista nel campo delle costruzioni. Ah, guadagna bene. Sì. Andate d'accordo? Sì. Ok. Per un'altra parte, insomma, dello spettacolo che riguarda invece il divorzio. In questo caso leggiamo, diciamo, delle testimonianze, abbiamo preso i vari materiali, poi li abbiamo elaborati per metterli in bocca, poi poterli anche riraccontare. Come posso aiutarla? Ho bisogno di un avvocato con le palle, scusi l'espressione. Prego. Ho scoperto che mio marito ha una relazione con una cretina. Quando gli ho chiesto spiegazioni, mi ha detto che non mi ama più e che vuole separarsi. E lei? Vuole separarsi? Io? No. E abbiamo lavorato anche moltissimo sull'ironia, perché pensiamo anche che sia
un modo per non apparire assolutamente ideologiche negli argomenti che portiamo. Insieme a questo aspetto dell'ironia siamo arrivati anche a pensare di includere queste pupazze. Sono vestite da principesse e soprattutto sono appese. E dunque queste principessine ragionano un pochino sul fatto di essere lì, sul fatto di essere conciate in questo modo e sul fatto che in realtà loro aspirerebbero a fare altro, a giocare in altri modi, a vestirsi in altri modi, ma in qualche modo sono appese, schiacciate, incastrate negli stereotipi che gli adulti appiccicano loro. Ragazze, voglio dire una parolaccia. Sei sicura? Sì. Non puoi. Perché? Perché sei femmina, le femmine non dicono le parolacce. Ma io voglio dire una parolaccia. Ok, allora dilla, ok. Cazzo! Sì, l'hai detta, dillo ancora, dillo ancora! Ma perché cazzo? Una ragazza che dice cazzo fa più scandalo di un ragazzo che dice cazzo. Credo sia per via degli stereotipi di genere. Cioè? Cioè che per esempio se sei femmina ti vestono da principessa. Allora è per questo che siamo vestite come delle cretine. Chissà da dove arrivano tutti questi stereotipi, perché poi non è così. Le donne e gli uomini sono esseri umani, sono capaci di questo e di quello. E non è che essere donne ci rende meno capaci di collaborare. Anzi, dal punto di vista antropologico, le donne sono le prime che hanno capito che da sole non ce la si fa, che bisogna mettersi insieme per conquistare in qualche modo un benessere che possa essere non solo il proprio, ma un benessere condiviso. Spero che il lavoro non abbia tradito troppo le aspettative, gli obiettivi iniziali. Se c'è stato qualche fuoripista è stato fatto per il piacere anche di lavorare sul palco. E come hanno detto le mie colleghe, la questione di genere non è un problema, è una soluzione.